Grazie, questo è... Voi siete veramente molto, molto gentili, ma io volevo darvi qualche piccola spiegazione a proposito di queste cose, perché poi pare che tutto è colpa di Suor Clementina, che la cessa. Invece non è vero, sono stati degli altri motivi difficili della mia infanzia, perché questo spettacolo tratta proprio della mia infanzia. Io da bambino, a voi ve lo voglio dire, io sono di Napoli. Lo so che c'entra, parlo bene bene proprio il dialetto qua di Longiano, però originale so di Napoli. Voi sapete che Napoli è una città molto religiosa. Io da bambino, quando tenevo 12 anni, mi andavo a confessare. Abitavo a Santa Lucia, proprio sopra la chiesa di Santa Lucia. Beh, insomma, no, proprio sopra la chiesa. Però scendevo sotto la chiesa e mi andavo a confessare. E tenevo un prete che era molto curioso, perché io mi mettevo su questo bancarello. Stava sempre in coppa bancarella, tenevo due ginocchia e due caciocavallo, in coppa sbarca. Lui da dietro la graticola mi guardava e diceva: da quanto tempo non ti confessi? E io dicevo: 2 settimane, no, per dire una cosa. Hai fornicato? Dico: non dai, dico, ha già ammazzato 3 o 4 formiche, non mi pare una cosa. Dice: hai commesso atti impuri? Dono 12 anni, dico: sì, quanti? Mo a 12 anni, in 2 settimane? No! Ragazzi, ci voleva l'olivetti protest per sapere quanti ne hai commessi. Io tenevo, santo Dio. Io tenevo un braccio come Bill Lander, dico, non lo so, dico, facciamo un forfè. 300, 250, poi dicevo 2, e poi alla fine della confessione dicevo: ho detto le bugie. E così si stavano pure tutte le puttanate che ho raccontato a lui durante la confessione, e la coscienza stava tranquilla, ma là ci venivano i sensi di colpa, perché lui ci dava la penitenza e noi ci battevamo in petto una continuazione. Il movimento era lo stesso, cambiava la quota, ma più o meno le cose rimanevano sullo stesso clima. E là ci venivano i sensi di colpa, perché il problema risiedeva tutto in questo rettangolino qua, che non bisognava mai toccarsi, mai. Noi pensavamo che l'inferno fosse pieno di brave persone che si grattavano una continuazione con due cose gonfi, rossi, ridati. Perché non bisognava mai toccarsi? Noi facevamo la pipì a casaccio, che senza toccarsi, una cosa complicatissima, ci vuole mezz'ora per fare una prenzola di pipì. Ci raccontavano di quelle puttanate che non stanno né in cielo né in terra, ci dicevano: non ti toccare che diventi cieco. Che se era vero a quest'ora Ray Charles appare a me era la piccola vedetta lombarda. Poi col tempo devo dire che le cose sono migliorate molto, anche perché poi col tempo il rapporto col sesso è diventato una cosa più normale, insomma, il sesso è un fatto che si fa normalmente, insomma, tutti i giorni. No, un giorno sì, 3 anni no, comunque voglio dire, è una cosa che si fa. Anche dopo lo spettacolo, se ci fosse qualche anima pia in giro per la sala, non so. Fatto è che oggigiorno, insomma, fanno la pubblicità in televisione anche dei cose. Dei profiterol che si applica. Che c'era uno spot che era bellissimo, che c'era lui che guardava la televisione, arriva lei, trucca, gli studia la televisione e poi lo guarda e fa. Tic 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 e corre in camera. Allora lui la guarda e fa. E tic 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 e corre in camera pure lui. E la mattina dopo si aprono le finestre e c'è lei con 2 occhi e così. Che cazzo, stava guardando la partita Napoli-Juventus, va là, gli studio la televisione. Ma allora sei cretina! Forma da prima, no? È un fatto! È un fatto di ignoranza mal distribuita! Fatto sta che oggigiorno, diciamo, il profilattico è entrato nella tradizione, basta entrare in farmacia e ci stanno all'armadio pieni, 2 azioni, 3 azioni, 4 azioni, tutto il cucuzzare, bellissimo. Quelle belle scatole con le mani incrociate sopra, come se pregassero, come a dire: speriamo che non ci venga una malattia, eh? Perché ci stanno le malattie, che una volta il profilattico non si usava perché non dava il contatto, oggi va bene pure la camera d'aria della Vespa. Va bene qualsiasi cosa, li fanno d'alluminio, doppia azione, contro le malattie, pure perché sostengono un po' che in caso di difficoltà che non si sa. Li vendono al supermercato, a metri, che uno piglia la misura taglia, poi no.
era un batto normale. Li fanno di tutte le maniere, a forma di paperino, di topolino, di Batman. Quello di Batman bisogna stare un po' attenti per via delle reti, però è comodo pure quello. Che una volta, quando ero più giovane, entrare in farmacia era un guaio passato, la gente passava le mezz'ore in farmacia. Compravano le cose più sceme. Aspirina strafotta. Spazzolini da denti si buttava. Il cotone mostatico. Non è mai servito a un cazzo il cotone mostatico. Tonnellate di cotone mostatico. Poi alla fine facevi finta di uscire e facevi... Che cretino, ma serve pure un profilo. Uno, tanto per gradire. No, uno è sufficiente. Oggi il problema è risolto, la gente entra in farmacia tranquilla. Carlo è il solito! Il problema è un altro, che li fanno ritardanti. Mo tu come glielo chiedi al farmacista che lo vuoi ritardante, guarda che... Ma figura è merda, non fornisce mai. Uno va là e dice vorrei ritardante per piacere. Il farmacista guarda e fa congratulazioni! Anche lei del club dei 12 secondi, bravo, congratulazioni! Che poi! Io mi sono sempre chiesto, come è fatto ritare, come è fatto? Che cosa, dentro c'è un omino piccolino che fa piano! Aroi, frena, come è fatto ritardare? Che un giorno voglio smontare uno per vedere come è fatto dentro, per la curiosità di sapere, perché io l'ho comprato ritardante per lui, stimolante per me. È fenomenale. Basta metterlo al dritto, è fenomenale. Se lo metti al rovescio è un attimo. No! Ma al dritto funziona una meraviglia. Fatto stare.